Una nuova rassegna cinematografica Chieti sotto le stelle che parte domani, un progetto dell'associazione Camomile che prevede quali appuntamenti? Prevede tre appuntamenti che partiranno appunto da domani 12 agosto fino a domenica sera 14 agosto. Domani ci sarà la prima proiezione che sarà Polytechnique, un film francese, per poi seguire il sabato sera con Tape e Sorry to Bother You, che è l'ultimo film che chiuderà la rassegna. Abbiamo deciso insieme ai ragazzi di Fuorisala Podcast, che già precedentemente nella città di Chieti hanno realizzato una rassegna cinematografica, di realizzare anche quest'anno un nuovo appuntamento. Quest'anno hanno delle connotazioni diverse gli appuntamenti, la scelta dei film, e ci troveremo in Piazza Malta queste tre sere, che è un po' il cuore della nostra attività associazionistica. Come mai avete scelto di dedicare una rassegna cinematografica a Chieti? Ma semplicemente perché ci sono delle connessioni molto forti tra noi e i ragazzi di Fuorisala Podcast, anche tra noi e comunque quella che è un'attività cinematografica, perché siamo tutti molto appassionati di cinema, e quindi niente, la cosa è nata spontaneamente. Il progetto nasce in collaborazione con Fuorisala Podcast per l'amore comune che avete per il cinema. Sì, per l'amore che abbiamo per il cinema e per la volontà di condividere questo amore, soprattutto con una città che in questo momento non ha un cinema. Avete scelto film non distribuiti in Italia, c'è una motivazione a questa scelta? Certo, c'è una motivazione, la motivazione è che ci piaceva mostrare film non troppo conosciuti per far avvicinare ad un cinema non troppo popolare, ma che parlasse comunque di tematiche estremamente importanti.